Sono Maria Esposito, ho 39 anni. Sono separata da Claudio da 2 anni. Ci siamo conosciuti in un ristorante vegetariano. Io ero con una mia amica e lui da solo. Ci ha offerto da bere, sai, 2 chiacchiere rilassate. Abbiamo scambiato, vabbè, qualche battuta, era anche spiritoso. Per me era evidente che c'era stata subito un'intesa, sai, quando quelle cose che scattano, no? Solo adesso, dopo anni, mi rendo conto che mi è successa la stessa cosa di mia madre e di mia nonna, che si sono fatte menare fino all'ultimo. Non so, se ci ripenso è come un problema antico, arcaico, questo bisogno di accucciarmi, di essere vicina a un uomo. E io che ho sempre pensato di essere una donna libera. Ma insomma, non è così scontato, eh. Io dovevo ubbidire. Non so neanche come sia successo. Cioè, non me ne sono resa conto. Dovevo tacere, ubbidire. Sai, mi faceva scenate anche mentre allattavo Gaia. Scatole di pomodoro lanciate sul pavimento solo perché non erano nell'ordine giusto, magari, cose così, cioè letti disfatti. Ricordo che una volta aveva scaramentato le lenzuola per terra, me le ha fatte volare giù dalla finestra. E se mi fermavo, sai, con gli occhi chiusi per trovare respiro, erano anche sberle, erano scenate ogni volta. Ha preso una bottiglia di vino una volta, l'ha lanciata contro la parete. E non lo so, guarda, adesso è anche difficile ricordare. Ha disegnato e ha sporcato tutto il muro di rosso, di bianco, come un quadro. Ma adesso se ritorno indietro e guardo quella parete, è come una rappresentazione, sì, della mia vita in fondo. Tu sai quando ho deciso di dire basta? Quando una sera ha scaraventato per terra la bambola preferita di Gaia. Io non ci ho più visto, sai, mi sono sentita come se veramente l'avesse presa, avesse sbattuto a terra lei. E quando poi è andato a lavorare ho cominciato a fare le valigie subito di nascosto. La prima volta che ci siamo visti eravamo alla grigliata della biblioteca. Non è stato il classico colpo di fulmine, però c'era qualcosa, sai, così di diverso, no? Di particolare in lui. Quando è tornato dalle vacanze poi ci siamo messi insieme. All'inizio è sempre tutto così, così magico, così idilliaco, no? Peccato però che non duri per sempre. Una volta siamo andati qualche giorno in Toscana e avevamo già passato dei periodi un po' così, un po' difficili, però Firenze è così bella, è così magica e ho deciso di lasciarmi insomma un po' tutto alle spalle, no? E vivermi quei 3 giorni insieme a lui. Allora eravamo un po' in giro per la città, abbiamo passeggiato sul ponte vecchio, così, e a un certo punto lui si ferma in mezzo alla gente e mi dice: Ila, aspettami un momento qua. Prende e se ne va. Io rimango lì e aspetto, lui non torna. E poi alla fine torna
e mi dà un pacchettino e mi dice: tienile, questo è per te. E l'ho guardato così, ero basita. E lui mi guarda e mi dice: allora non lo apri? Sì, sì. E allora l'ho aperto e dentro c'era un anello. Poi abbiamo camminato ancora un po', ci siamo fermati in un negozio tipico che aveva una vetrina poco più in là. Lui ci voleva andare, io però non avevo voglia. E lui mi guarda e io gli dico: no, guarda, ascolta, vai tu, io sono stanca. Non ho voglia, ti aspetto qua. Lui si è arrabbiato. Ha preso e se n'è andato. E mi ha lasciata lì, così. E poi è tornato indietro. E siamo andati verso la macchina. Mi guarda e mi dice: mi hai mollato da solo, puttana. No, cioè, capisci, io non potevo salire in macchina con uno così. Però alla fine ci sono salita lo stesso. Lui mi prende per il braccio e mi voleva strappare l'anello che mi aveva appena regalato. Ormai non guardava neanche più la strada e gli stop non esistevano neanche più, sbandava. Poi è arrivato quel fatidico giorno, era il 5 di giugno, me lo ricordo perfettamente. Io sono andata da lui, gli ho preso il viso tra le mani e gli ho detto: è finita, io non posso andare avanti così, anche se soffrirò. E lui mi si è avvicinato e mi ha sbattuto sul tavolino. Poi mi ha tirata su e mi ha dato uno schiaffo fortissimo. Io cado per terra, lui mi prende per i capelli, mi ritira su e mi riempie di botte. No, ci ho messo un bel pezzo per capire cosa dovevo fare. Però alla fine ho capito che l'unica cosa giusta era denunciarlo. Ha avuto la faccia tosta di andare dai suoi amici e dire che io andavo in giro a dire che mi aveva picchiata, come se non fosse vero. Forse era una bosniaca sotto i bombardamenti, o una donna sola in mezzo alla guerra in Ruanda, o in una piazza pericolosa in Siria. Magari una ragazza di colore a Cleveland e lui un bravo poliziotto dell'Illinois. Ma potevo anche essere una studentessa a Bolzaneto o una migrante nigeriana e nessuno mi avrebbe creduto lo stesso. L'ho conosciuto una festa a Londra. Lui lavorava per un'importante compagnia petrolifera. E appena l'ho visto entrare, mi sono innamorata. Era bello, alto, forte. Sembrava conoscere tutti. Era così sicuro di sé che io non ho mai notato i suoi scatti nervosi. Niente. È stata una frazione di secondo e la mia vita è cambiata per sempre, guarda. Dopo 3 mesi eravamo sposati, giovanissimi, entrambi, in carriera, benestanti. Avevamo una bellissima casa, affacciata sul Tamigi. Figurati, feste, concerti, vestiti firmati, vacanze in barca a vela. Tutto andava a gonfie vele. Finché non abbiamo deciso di avere un figlio e perché lo volevamo con tutto il cuore. Ma dopo 6 mesi di tentativi era chiaro che c'era qualcosa che non andava proprio, perché questo figlio non veniva. E poi finalmente è arrivata la bella notizia, sì. Pensavamo che niente avrebbe potuto toccarci, che saremmo stati insieme per sempre. E che avevamo vinto un'altra battaglia insieme. Però mi sbagliavo e di grosso. Un giorno, ero al quarto mese di gravidanza, scoppiò una lite per nulla,
non mi ricordo nemmeno il motivo, ecco. So solo che mi ha riempito di calci. Io cercavo di proteggere la pancia e lui colpiva sempre più forte sulle gambe. Ho studiato psicologia, so benissimo quali sono i segnali da non sottovalutare, sai. Beh, dentro di me sapevo benissimo che le cose non sarebbero cambiate con la nascita di un figlio, ma la verità è che non volevo rassegnarmi. Quella è la verità. Poi è nata la bambina e man mano che la piccola cresceva, lui smetteva di essere violento con me. Finché un giorno la babysitter mi mostrò dei lividi impercettibili sulle cosce della bambina. Fu come una secchiata d'acqua, gelida in faccia proprio. Feci le valigie immediatamente e andrai dritta alla polizia. Mi ha scatenato contro una battaglia legale enorme. Ma oggi stiamo meglio perché abbiamo pochi soldi, ma stiamo meglio. Ci siamo trasferiti in una casa più piccola. Niente, a volte penso che i segni e le cicatrici non scompariranno mai. Ma poi ci sono dei momenti in cui vedo la bambina tornare da scuola contenta. E allora mi sembra possibile che le cose vadano meglio. In fondo è solo carne e sangue di donne. In quella casa che avevamo comperato in cima a una collina, isolata, con la stufa legna, io ero inesistente. Anche sulla porta c'era solo il suo cognome. Sono le 3 del mattino e non dormo, come succede oramai da più di 6 anni. Antidepressivi e sonniferi servono a poco. Che donna sono diventata? Che moglie sono diventata? Siamo in 3, qui per terra. Io, il dolore e la malinconia. A me non ha sfiorato, sono rimasta viva. Almeno così la pensano tutti. Ma anche se respiro e fumo le sigarette, da quel giorno sono morta e sepolta. Non riapro mai i diari e i biglietti. Non guardo le vecchie foto. Non vedo i video. Sarebbe come riaccendere le luci su una felicità destinata ormai al buio. A volte mi metto nuda davanti allo specchio. Quel corpo è marcio, contaminato. Come si può trovarlo bello? Ogni tanto mia figlia mi costringe ad andare dal parrucchiere e a truccarmi. Dice che ho dei begli occhi. Mio figlio mi compra qualche vestito nuovo. Mi dice: dai mamma, provateli. Lo faccio per accontentarli. Magari funziona, mi dico. Ma dura pochi minuti. Mi sento bene per un breve attimo. Poi mi tolgo tutto il trucco. Non voglio che mi si noti. Voglio solo scomparire. Sangre mia, de alba, de luna partida, del silencio, mar de mis abismos, sangre incomprensible gira, sangre liberación de sí misma, sangre río de mis cantos, sangre del silencio. Saltando al vacío, sangre instante donde nazco adolorida, nutrida de mi última presencia. Thank you.
Thank you.